nuovo video. Allora, prima di tutto so che sono in una postazione diversa, praticamente qui vicino a me c'è la finestra che solitamente vedete davanti a me, nello specchio dietro, e qua dietro è una cosa che non vedete mai, ecco, perfetto. Siccome volevo filmare, purtroppo c'è un sacco di luce che sta entrando dalla finestra e non ho tipo un angolo perfetto per filmare che non abbia dietro un background un po' tipo la mia, il mio armadio o la mia porta o robe, insomma, ci siamo capiti, ecco. Quindi ho deciso di filmare da questa postazione perché insomma non credo che vi cambi molto. Allora, oggi siamo qua per fare un altro video. Prima di tutto mi scuso per essere stata un pochino assente su YouTube ultimamente, ma purtroppo, come ben sapete, il matrimonio si sta avvicinando, sono molto molto occupata con un sacco di cose, con gli ultimi dettagli, con cose da fare. Al lavoro impazzisco perché lavoro un sacco ultimamente, quindi sì, diciamo che sono un pochino con l'acqua alla gola, quindi per questo che non riesco più a filmare così tanto, però vi prometto che dopo il matrimonio, sicuramente a partire da settembre, appunto da metà settembre, sarò molto più attiva e tornerò con i miei soliti video, tanto adesso ad agosto sicuramente c'è un botto di gente in vacanza, quindi, quindi insomma. Quindi allora partiamo col video, oggi parleremo di DIY, ovvero i fai da te. Perché ho deciso di fare questo video? Ho deciso di fare questo video perché tanta gente mi chiede i DIY, mi dice fai il DIY di quello, fai il DIY di quello, fai il deodorante, fai il dentifricio, fai quello. E volevo spiegare una cosa, ovvero come la penso io sui DIY e perché sul mio canale non vedrete tanti DIY. Nei prossimi video effettivamente sarà un DIY, ma è una cosa molto semplice, una cosa non troppo difficile da fare, quindi diciamo che io mi butto sulle cose che so di poter fare, ma questo lo vedrete un attimo nel video dove spiegherò meglio come la penso. Allora, io so che i DIY e il zero waste sono due cose che vengono associate, perché giustamente quando uno pensa al zero waste pensa a, oh, devi fare più cose da te, devi cercare di ridurre molto il tuo spreco e cercare di autoprodurre delle cose in modo da non dover comprare quel prodotto. Sì, sono d'accordissimo, sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Se tu riesci a farti una cosa del tipo, se tu riesci a farti una torta invece di comprarla, perché no? Infatti, per quanto la riguarda la cucina, il DIY in cucina va bene, ok? Quello è un altro discorso. Io in questo momento parlo proprio dei DIY tipo cosmesi, o tipo cucire, cose simili. Allora, prima di tutto io non so cucire. Se devo modificare i miei vestiti vado da una sarta. Quindi, ovviamente non dovete sentirvi in colpa se non sapete fare delle cose, dovete anche capire i vostri limiti. Se siete capaci di fare dei DIY, se siete capaci di cucire i propri vestiti, se siete capaci di fare un botto di cose che io non sono capace, meglio per voi, assolutamente. Io semplicemente non sono capace a cucire e per me i DIY, nel mio caso personale, perché devo sottolineare questa cosa perché sto parlando per me stessa, sono inutili. E adesso vi spiegherò questa affermazione, perché magari qualcuno dirà wow 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 wow, come ti permetti? No, sono assolutamente utili i DIY, e alcuni li trovo estremamente stupendi, però io nella mia vita, da quando ho iniziato il zero waste, ne ho fatti pochissimi di DIY. Le poche cose di DIY che ho fatto è stato appunto farmi la crema corpo, che era una cosa semplicissima da fare, una cosa che vedrete in un prossimo video, ma se mi seguite su Instagram lo sapete benissimo. E poi avrò fatto tipo il tonico per il viso, ma è una cosa così semplice che non la considererò neanche un DIY, perché non è da considerarsi un DIY. Per quanto riguarda le altre cose, non faccio DIY, mi è capitato magari ogni tanto fare delle maschere per il viso, tipo mischiare 2-3 ingredienti, farci delle maschere, o fare uno scrub, queste cose qua che sono veramente semplici, li considero DIY ma fino a un certo punto. Io parlo proprio di cose del tipo autoprodursi il sapone, farsi lo shampoo in casa, fare il detergente per la lavastoviglie, fare il detergente per la lavatrice, insomma questi sono i DIY di cui parlo per quanto riguarda il zero waste, mettiamola così, il deodorante, il dentifricio, tutte queste cose belle che vedo in giro. Il problema è qual è per me? Il problema è che nel mio caso, siccome io sono incompetente a fare le cose, ho l'impressione che comprerò delle cose, fallirò il mio esperimento e poi non me ne farò niente di quegli ingredienti. Seconda cosa, quando tu decidi di fare un DIY, giustamente prima di iniziare un DIY guarderai sempre che ingredienti mi servono, quali sono gli ingredienti che devo comprare, quindi alla fine ti tocca comunque comprare qualcosa. Se tu decidi di farti il sapone in casa, di farti lo shampoo, devi comprare comunque un tot di ingredienti, che non sono pochi, che non sono ingredienti, non dico che siano ingredienti costosi perché non è il costo che mi ferma dai DIY. Il problema è che tu con quegli ingredienti che compri saranno comunque imballati in plastica, se verranno tipo
inscatolate in qualche imballaggio che magari non sarà riciclato. Se ovviamente si trovano tutti quegli ingredienti sfusi, lì è un altro discorso, però se devi comprare appunto un chilo di, che ne so, glicerina, che non so manco se si compra il chilo, però vabbè, ci siamo capiti. Comunque sono sicura che quell'ingrediente verrà in un imballaggio abbastanza prepotente, ecco. Quindi nel mio caso, siccome io so già, ho fatto degli esperimenti, ho provato a fare il deodorante, io ho provato le cose, non sto dicendo che io non proverò mai i DIY, io alcune cose le ho provate, ho capito che non sono capace, ho capito che magari pure che quei DIY magari non mi piacciono perché magari non sono capace a farli io, quindi ho deciso di lasciar perdere. Il caso del deodorante è stato che tutti quegli ingredienti io ce li avevo già in casa, il che non ha portato uno spreco ulteriore di ingredienti. Se io invece decido di farmi il sapone e devo comprarmi degli ingredienti che io non ho mai usato in vita mia, che magari devo comprarmi gli occhialini, che magari devo comprarmi i guanti, che magari devo comprarmi delle teglie da usare solo per quel caso, insomma avete capito dove sto arrivando, e magari fallisco il mio esperimento e poi non me ne faccio niente di quegli ingredienti, io lo trovo più uno spreco rispetto a me che vado in un negozio e mi compro quel prodotto. Quindi diciamo che io ho opinioni contrastanti per quanto riguarda i DIY. Da una parte sono invidiosissima della gente che dice ho fatto il DIY di quello, ho fatto il DIY di quest'altro, ho fatto il DIY di quest'altro, mi sono fatta da sola il sapone, mi sono fatta da sola lo shampoo. Sono stra invidiosa perché appunto io non sono capace, ma allo stesso tempo dico non ho tempo per fare quelle cose, anche se avessi tempo non riuscirei a farli al mio meglio, quindi sarei solo frustrata perché io non ho tanta pazienza, ok? Forse si era capito, ma io non ho tanta pazienza con le cose in generale, non con i DIY. Quindi se io provo una cosa, non mi riesce, la riprovo una seconda volta, non mi riesce di nuovo, dico sì, vabbè, ciao allora. Quindi per me sarebbe veramente uno spreco di soldi, quindi sarebbe uno spreco di risorse. Ecco perché su questo canale purtroppo non vedrete tanti DIY, mi dispiace deludervi perché so che tanti mi avevano chiesto ma tu cosa usi, tipo per la tua pelle, per la tua crema viso? Io compro tutto, io compro le cose, il mio unico, cambiamento nella vita è stato comprare pochi prodotti ma buoni, comprare con imballaggi che si possono riciclare o imballaggi che appunto posso portare nel loro negozio che loro riciclano, tipo come fa la Lush. Insomma, cerco di comprare pochi prodotti ma buoni, compro sempre cruelty free, sempre a prescindere. Quindi sì, questo è il mio, Zero Waste. So che a qualcuno può sembrare non sei così Zero Waste come vuoi far credere perché non fai DIY, ma allo stesso punto se io non me la sento di sprecare degli ingredienti solo per provare a fare delle cose che fallirei miseramente, che ho già fallito in passato, io non lo trovo uno spreco, trovo più uno spreco riprovare a fare certe cose inutilmente quando si sa che insomma non funziona. Ecco, perfetto, spero che questo mio discorso sia chiaro. Niente, io volevo fare questo video appunto solo per dire questa cosa. Voi fatemi sapere come la pensate sui DIY, se vi piacciono, se li fate sempre, ma qualsiasi cosa, non sto parlando solo di prodotti tipo della bellezza e tutto quanto, parlo proprio in generale di tutto, tipo se vi cucite le cose da soli, se vi create vestiti, se fate tutte queste cose talentuose, perché io non c'ho talento, raga, non c'ho talento. Però comunque se vi interessa comunque la mia skincare routine, i miei hair routine, perché tanti mi chiedono questa cosa immaginandosi di trovare chissà quali scoperte dell'America, invece no, uso dei prodotti che si trovano ovunque, magari alcuni prodotti non li conoscete o alcuni prodotti non li usate, eccetera eccetera, però posso fare quei due video senza problemi se vi può ancora interessare, sapendo che appunto non ci saranno troppi DIY in quei video. Niente, io ho deciso di fermare il video qua, visto che abbiamo blatterato comunque, non volevo fare questo video così lungo, cioè non volevo fare il video comunque lungo in generale. Voi fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!